domani 8 dicembre saremo aperti, quindi voi verrete a prendere questo CD, altrimenti vi vengo a cercare a casa uno per uno. Allora, i 2 anni che abbiamo passato insieme, gli ultimi 2, sono stati un po' così, non deprimenti, abbiamo avuto qualche problemino, deprimenti pure mi sa, Mamma mia. Vabbè, comunque. Definirli solo ci abbiamo messo tutti quanti, compresi i gruppi, da vivo non sono andati. E anche oggi faticano a trovare dei tour mondiali, vanno negli Stati Uniti, poi vanno negli Stati Uniti, poi vanno negli Stati Uniti. In Europa è tutto un punto interrogativo, per cui molti, compresi anche i grandiosi Death Angel, decidono di fare dei live in streaming, che vuol dire? Vanno sul palco senza pubblico, suonano e incidono. A tal proposito, io lo inseguo. A tal proposito, vi ricordo anche il live streaming di Mr. Bungle con David Lombardo alla batteria e Ian Scott. Album pazzesco, pazzesco. Torniamo però ai Death Angel. Gruppo che io adoro, un gruppo che ha fatto la storia del thrash metal mondiale, gruppo di San Francisco pazzesco. Perché li adoro? Per un semplice motivo, che loro non si sono seduti sul divano come hanno fatto i Metallica e come hanno fatto tanti altri gruppi che hanno detto no, basta, ma fammo il disco in studio. Ma che famo a fa? Tanto vendemo un corno. Questi si alzano la mattina e si mangiano valvole, amplificatori e stecche di batteria, quindi immaginate la furia quando suonano. E questo nuovo album, che non è un album nuovo ma è una raccolta di pezzi suonati dal vivo, li conferma come delle autentiche bestie da palcoscenico, tecnicamente mostruosi, ragazzi. Da parte di batteria che gira la testa, c'è una cosa, un rullo compressore, suoni fantastici, riff di chitarra micidiali, un po' potrebbero ricordare, ma con dovute distanze, i primi Metallica, solo che a differenza dei primi Metallica, questi vanno, i Death Angel, a 2500 all'ora, sono ancora più cattivi, un po' come i Testament. Però rispetto a tutti gli altri gruppi, io credo, anzi trovo, che loro siano di una spanna nettamente superiore. Questo The Bassa Tracks è uno dei live più belli che abbia mai sentito di trash. Ripeto, è un live senza pubblico, ma chi se ne frega, se suonano bene, i pezzi sono belli, la voce è pulita ed è ignorante, come dico io, perché non voglio prendere un disco da 8? Perché questo è un live da 8, ragazzi. Un live da 8. Quindi, siete rimasti delusi dall'ultimo dei Metallica oppure la voce del cantante degli Exodus non vi piace? Chiarevi questo. Non potete capire. È una furia, un vulcano tremendo. Una colata di lava senza fine. Veramente, veramente splendido. Vive Death Angel, che oltretutto, questo è il formato, quello che c'è pure il DVD. Guardate dietro, guardate cosa ci sono fuori. La cassetta. È contro ogni regola vendere tramite video, ma noi non vendiamo. Noi proponiamo cultura. Quindi voi questo, se non lo comprate, non è che ci fate un dispetto. Vabbè, venga più uno per uno a casa.